Cristiano Di Tommaso, in tempi di crisi e di coronavirus ci si attrezza come si può per mandare avanti la propria attività commerciale, parliamo di ristorazione, voi cosa state facendo per tenere aperta la vostra attività in questo periodo di emergenza sanitaria? Abbiamo pensato di riorganizzarci al meglio per poter fare questo asporto, delivery, così come adesso sta andando. Ci siamo organizzati però con le massime precauzioni, con tutti gli accorgimenti possibili e immaginabili, e cercando anche di portare il prodotto, il nostro prodotto, mantenendo la massima qualità. Ovviamente dovete utilizzare le massime precauzioni a livello igienico e sanitario, anche questo è stato un problema che avete comunque risolto. Sì, allora, a prescindere che la mia attività è un'attività che ha la certificazione sulla qualità da più di 12 anni e quindi su questi argomenti tengo molto a cuore. E mi sono adattato con le prescrizioni governative, cercando di avere anche i prodotti migliori per poter gestire al meglio questa situazione. Basta seguirci sulle nostre pagine, mi può telefonare ai miei numeri e ai miei recapiti, e noi abbiamo pubblicato vari menu, ci sono dei vari menu, sia un menu standard di tutti i prodotti che facciamo giornalmente, che un menu singolo, un'offerta, e quindi ci possono contattare e prendiamo accordo per l'orario e la della consegna e cercheremo di rispettare al meglio la consegna. Una cosa che si potrebbe fare anche per dare un impulso maggiore anche l'asporto tradizionale, perché questo mi sembra più un controsenso, il fatto di non poter il cliente uscire, così come già esce per andare a fare la spesa, e venire qui una volta che ordina, con il massimo delle rispetto delle ordinanze che adottiamo, venirsi a prendere il prodotto ordinato.